Ragazzi, siamo in un luogo importante, la casa di un grande regista e di un grande artista. Ma lo sapete di chi stiamo parlando? Prof, abbiamo visto le foto entrando dal portone. Stiamo parlando di un grande regista che è nato proprio qui, a Trevico. Davvero? È nato proprio qui? È nato proprio nella casa dove ci troviamo adesso, che ora, come vedete, è diventato un museo. Prof, è Trescola. Ragazzi, siamo qui per fare un bellissimo progetto e per valorizzare questo territorio, ma anche per conoscere due personaggi che l'hanno valorizzato, gli hanno dato un spessore. Il territorio, quindi, inteso come Valle dell'Ufida? Esatto! E sapete perché questi comuni vengono chiamati Comune della Baronia? Prof, non sappiamo niente del nostro territorio. Prof, ma è ovvio, io lo so. Dimmi, dimmi! Si chiamano Comuni della Baronia perché in epoca medievale erano territori controllati dal signore di Trevico. E chi era questo signore di Trevico? Non certo Ettore Scola. Ma no, prof, Ettore Scola è recente. Wow, comunque che storia! Ettore Scola ha viaggiato in tutto il mondo, ma era di un paese di 700 abitanti. Ma Trevico non è famoso solo per questo. Oltre a essere il comune più alto sul livello del mare della provincia di Avellino, è anche un luogo storico importante. Prof, cosa c'entra questo con i comuni della Baronia? C'entra sempre. E dovete sapere che uno viene proprio menzionato nelle satire di Orazio. Anche il poeta Orazio. Ma questo territorio è ricco di storia. Avete visto come sono importanti questi piccoli paesi? Oggi nessuno ne parla più. Ettore Scola tornava spesso al suo paese? Sì, era molto legato al suo paese. Quando poteva, tornava sempre. Secondo voi, qual è il legame tra Orazio ed Ettore Scola? Beh, entrambi sono passati da questo territorio. Entrambi sono artisti. Entrambi raccontano delle storie. Sono vissuti in epoche diverse. Esatto, sono vissuti in epoche diverse, ma le loro opere non moriranno mai. Sarebbe bello conoscere il nostro territorio attraverso gli occhi dell'arte. Proprio così. E come Orazio fece il suo cammino, anche noi faremo il nostro percorso. Il nostro viaggio continua a Flumeri, presso la dogana aragonese, che viene anche nominata Palazzo della Bufata. Wow, che meraviglia! Hai visto che bello? Tutti i libri parlano proprio del viaggio di Orazio verso la Puglia. Dove si fermò? Dovete sapere che la satira numero 5 è la descrizione di Orazio tra il viaggio che ha fatto tra Roma e Brindisi. Subito dopo Benevento, il poeta annota che ben presto la Puglia incominciò a mostrare i monti a lui noti, bruciati dalla Tabulo, che la comitiva non avrebbe mai superato se non l'avesse accolta una locanda posta nelle vicinanze di Trevici, dove il camino bruciava marave ancora con foglie, facendo lacrimare gli occhi. Vedete, è come se metaforicamente avessimo intrapreso il cammino di Orazio. È vero, stiamo facendo un viaggio nel tempo e nello spazio. In realtà stiamo scoprendo il nostro territorio, forse noi per primi che ci abitiamo non lo conosciamo. Cosa significa per voi appartenere a un territorio? Conoscerlo? Stare con la comunità? Conoscere le tradizioni? I modi di fare delle persone? Sapere tutto di tutti? Condividere tutto e aiutare chi è in difficoltà? Vabbè dai, aiutiamo anche chi non è di qui!
chi si è sorpreso al largo dell'Egeo, quando una nera nube copre la luna e non più certe e chiare ai naviganti splendono le stelle. Chiede agli dei la pace e la tranquillità. Pace chiedono i traci, così feroci in guerra, e la chiedono i medi, che di belle faretre vanno ornati. Il tempo della pace, appunto, Grosfo, che non si può comprare con gioielli e la porpora, o con l'oro. Nei tesori o dei consoli littori sapranno allontanare gli infelici travagli di ogni giorno e le angosce dell'animo che aleggiano persino nelle case dei ricchi, sotto gli alti soffitti decorati. Ragazzi, ma la lezione di oggi mi sta proprio piacendo. Sì. Ah, ecco! Ettore e Orazio! Bravo, scusate il ritardo.